Nell'età d'oro della televisione il nostro ospite si è guadagnato il titolo di Mister Televisione e lo merita ancora oggi. Eccolo qui, l'inimitabile Milton Berle! Yeah! Grazie, grazie, grazie e buonasera. Voglio ringraziarti, Kermit. Grazie per la bella presentazione. È la prima volta che sono stato annunciato da un presentatore anfibio. Anfibio è chi vive sia in acqua che in terra e può essere noioso in tutti e due i luoghi. Mi sento bene, mi sento benissimo. Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto. Non sto scherzando. Al bar dell'aerostazione... Che buffo! Io... Che buffo! Che buffo! Ecco che comincia la contestazione. Siete quei due tizi che interrompono sempre dal loro palco, non è vero? Eccoli là, guardate quanto sono belli. La strana coppia. Non cominciate anche con me, ragazzi. Ehi, Bear! Che c'è? Sai una cosa? Ho individuato il tuo stile. Davvero? Reciti come Gregory Peck. Gregory Peck non è un comico. Perché? Tu lo sei? Scusate un momento, io sono stato un attore di successo per metà della mia vita. E a noi è toccata l'altra metà. Nonnini, siete venuti qui per divertirvi o no? Sì e no. Che vuol dire? Sì, siamo venuti per divertirci, e invece no. E che cosa fareste se foste qua sul palcoscenico? Prima tu. Che ridere. Non badateli gente, perché quello... è il nono figlio in una famiglia di otto. Sentite questa storiella. Hey, all'aeroporto. Sì, che cosa c'è? Che cosa c'è? Sai dov'è che sbagli? Dov'è che sbaglio? Nel fatto che stai troppo vicino al pubblico. Ah, sì? E adesso? Ancora troppo vicino. Ancora troppo vicino? E adesso va bene? Vai più lontano. Ma quanto mi devo spostare? Ce l'hai la macchina? Sapete che cosa vi dico? Piantatela o chiamo la maschera e vi faccio cacciare. È troppo occupata. A fare cosa? A trattenere tutti gli altri. Voi li incoraggiate anche, belli amici. Ho una gran voglia di darle un pugno sul naso. Per favore, non mentre ce l'ho io. Questa è divertente. Puoi usarla, te la regalo. La ringrazio, ma non ho bisogno del suo materiale, signore. Di battute divertenti ne ho milioni in testa. E come mai non arrivano mai alla bocca? Ma insomma, piantatela per cortesia. Che cosa pensate? Che io sia qui per divertimento? Finora no, di certo. Bene, pensate di saper fare meglio di me? Non ci vuole mica molto. Ah, è così. Allora vi sfido a venire in palcoscenico e far ridere la gente. Hilton, ci andiamo? Sì. Sapete cantare? No. Ballare? No. Sapete far ridere? No. E che cosa farete? Quello che stai facendo tu. E io invece adesso chiamerò la polizia. Buona idea, avrai bisogno di protezione. No, questo è troppo, ne ho abbastanza di voi ragazzi. Non ho intenzione di sopportarvi più a lungo, piantatela. Piantatela e finiamola. Beh, come sta andando, signor Berle? Ricominci anche tu con questa storia. Come sta andando? Sta andando a rotoli con quei due che mi hanno stuzzicato, insultato da quando sono entrato. Io potrei aiutarla, zio mio. Te ne sarei grato. Da che parte è entrato? Io sono... Adesso vattene! Sono avvilito, avvilito. È una presa in giro.